precisazioni, lasciando poi agli amici di maggioranza la discussione sul tema da lei sollevato. E intendo innanzitutto rigettare con forza, e mi sento di poterlo fare anche a nome della collega Neroni, quanto lei scrive unitamente agli altri suoi colleghi di minoranza in questa mozione, in ordine alle esternazioni, alle affermazioni che io e la collega Neroni abbiamo fatto sugli organi di stampa, che lei definisce insieme ai suoi colleghi completamente al di fuori della realtà. Questo lo rigetto e lo stigmatizzo con forza, perché non sono assolutamente fuori dalla realtà, ma io e la collega Neroni abbiamo pensato di fotografare una realtà sociale che si attaglia perfettamente a Frascati e che fotografa quello che succede sull'intero territorio nazionale, nonché europeo e mondiale. La violenza giovanile è un fenomeno che non riguarda soltanto la Fontana di Villa Torlonia, ma riguarda l'intero territorio nostro, l'intero nostro territorio comunale, e viene fuori da un disagio giovanile che non abbiamo saputo cavalcare, educare e fronteggiare. Quindi non è assolutamente fuori dalla realtà, ma è completamente vigente nell'anno 2013, nel terzo millennio dell'anno 2013. Ciò premesso alcune notazioni storiche. Da fonti documentarie non ritengo che la fontana, come viene detto da più parti, sia una fontana settecentesca. È sicuramente una fontana di inizio 800, ma non è questo che importa. Fosse stata anche fatta ieri, è un atto esecrabile quello che è stato compiuto da quelle persone che, grazie all'opera di abnegazione, che mi sento di elogiare, delle forze dell'ordine che operano sul nostro territorio, sembrano siano stati individuati dei minorenni, e che siano dei 14enni è ancora più grave il fatto, perché denota veramente uno stato di disagio giovanile che è una realtà triste da riconoscere, soprattutto per noi amministratori della città. Quindi in qualcosa, come genitori, come educatori, come amministratori, non solo noi, ma l'intera comunità nazionale ha fallito in questo senso. Lei fa riferimento peraltro a dei sistemi di videosorveglianza, a dei sistemi di controllo sul territorio, a un sistema di guardia. Io mi ricordo benissimo Principini, l'ho nominato anche stamattina. Sono problematiche che riguardano il futuro. Io dico che al momento noi dobbiamo guardare, riguardano il passato, noi dobbiamo guardare al futuro. È inutile continuare a dire è stato fatto, è stato speso, è stato detto. Io penso che bisognerà agire. Quindi programmiamo quelle che sono le attività da porre in campo per l'immediato futuro, da domani. Non più stigmatizzare quello che è stato fatto, non è stato fatto o è stato fatto male nel passato. Colpe ce ne stanno da parte di tutti. Però bisogna guardare con ottimismo al futuro, appunto per educare questa gioventù che magari adesso ci sta guardando in televisione. Qual è il messaggio che noi diamo a questi ragazzi? Di negatività, di passività. Dobbiamo dare fiducia, dobbiamo dare coraggio, dobbiamo motivarli. E non certamente con delle argomentazioni strumentali non riusciamo in questo compito. Non sto qua a fare morale, perché non è il mio compito, non sono un sociologo,